Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi una nuova ricetta che io adoro. Devo essere sincera, è la prima volta che le facevo in questo modo. Sono i muffin ai mirtilli con il crumble, che è uno dei miei dolci da colazione preferiti. Quindi li ho fatti così per una settimana, sto a posto con la colazione. Vi lascio ovviamente come sempre le foto. È una ricetta facilissima, l'ho fatta stamattina con Elisabeth qui che mi guardava e mi aiutava in mezz'ora. Quindi davvero una ricetta super semplice, soprattutto se al solito avete la planetaria. E vi lascio subito alle foto e poi al procedimento. Mi raccomando, come sempre, se vi è piaciuto il video e la ricetta, mettete un like e un commento qui sotto. Grazie ancora e buona visione. Ciao! Iniziamo subito preparando i muffin, sono davvero semplicissimi. Prendiamo 90 g di burro morbido a temperatura ambiente e 160 g di zucchero. Li mettiamo insieme in planetaria con la frusta, se non avete la planetaria vanno benissimo le fruste elettriche o potete farlo con una frusta a mano, ma ci vorrà come sempre più tempo. Facciamo montare bene il burro e quando vedete che inizia a schiarire qui come il video, pulite bene i bordi e aggiungiamo due uova, una alla volta e mi raccomando come sempre a temperatura ambiente, se sono fredde faranno indurire anche il burro. Dopo aver messo il primo uovo aggiungiamo un pizzico di sale e continuiamo a far montare il tutto, aggiungiamo il secondo uovo quando non vediamo più il primo e continuiamo a far montare. Nel frattempo aggiungiamo 80 g di latte tiepido a filo, quindi un pochino alla volta. E come potete vedere qui nel video io non l'avevo intiepidito abbastanza, era un po' troppo freddo e potete vedere qui nel video che il burro è rimasto, si è indurito un pochino a pezzetti. Fuori dalla planetaria aggiungiamo 260 g di farina mischiati con 15 g di lievito e mischiamo una prima metà a mano. La seconda metà la aggiungiamo e aggiungiamo 200 g di mirtilli e mischiamo tutto bene insieme senza lavorare troppo l'impasto in modo che non si vada a smontare troppo il burro. Con questa dose che vi sto dando facciamo 12 muffin. Io ho una teglia fatta apposta con 12 muffin dove ho appunto messo 12 pirottini e metto un cucchiaio bello pieno per ogni pirottino in modo che sia riempito un po' più di tre quarti. Una volta spruzzonati tutti i muffin, come vedete qui, andiamo a fare il crumble che è davvero semplicissimo. Nella planetaria che non ho pulito dall'impasto dei muffin, comunque abbastanza pulita, metto 60 g di burro a temperatura ambiente, 60 g di zucchero e 90 g di farina. E facciamo mischiare per esattamente 40 secondi, è proprio una cosa velocissima. Adesso io qui nel video l'ho un po' velocizzato, ma sono 40 secondi di orologio. Dovete fermare la planetaria nel momento in cui vedete che si è formata una specie di sabbia, quindi non andate a lavorare troppo, non deve diventare una pasta frolla. Quando ottenete questa sabbia che vedete qui nel video, fermate la planetaria. E andiamo a mettere un po' di crumble su ogni muffin. Ovviamente questo è un passaggio a piacere che potete saltare, potete mettere più crumble, meno crumble, questo è a vostra discrezione. Una volta che siete soddisfatti con i vostri muffin, inforniamo a 180 gradi per mezz'ora. Una volta che è passata la mezz'ora e avete controllato che i muffin siano ben cotti, basta tirarli fuori dal forno e farli raffreddare per un'altra mezz'oretta. Mi raccomando, come sempre, fate freddare bene il dolce prima di tirarlo fuori dagli stampi. Una volta freddato è finito.
Io li conservo per la colazione in un sacchettino gelo, senza metterli in frigo perché essendoci il burro in frigo si indurirebbero. Quindi li lascio fuori per una settimana, si mantengono benissimo in un sacchettino gelo in modo che non si vanno a seccare e sono buonissimi, la mia colazione preferita. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, lasciatemi un commento e un like qui sotto. Grazie ancora e un bacione. Ciao!